Vi mando questo audio perché spero intanto che possa essere di incoraggiamento a qualcuno per come l'ho vissuta io l'influenza, no? Questa benedetta influenza che teme un po', temiamo. E quindi appunto faccio questo audio qua. Allora, circa una decina di giorni fa il mio bimbo si è ammalato. Diciamo malato, aveva un po' di febbriciatola, raffreddore, io davo colpa ai denti. Questo è il venerdì. La domenica pomeriggio inizio io proprio a non stare bene, dolori muscolari, anch'io febbriciatola, il naso, il dolore alla gola e via. Fino al martedì. Poi si ammala mia figlia Emma, il lunedì Emma. Quindi abbiamo dovuto nascondere un po' questa cosa, quindi eravamo un po' concentrate sul fatto di non dover dire come stavamo, perché sennò a scuola ci sono dei controlli, fanno fare i tamponi, io non volevo farlo, cioè non voglio che le mie figlie facciano il tampone, perché sennò si entra in un meccanismo e non se ne esce più. E quindi, perdonatemi, ho dovuto raccontare un po' di una bugia, no? Così ci siamo un po' rintanati in casa e siamo rimasti isolati un po', senza raccontare, diciamo, le nostre cose, quello che stava succedendo realmente. Il mercoledì, quindi io il martedì apparentemente sto meglio. Nel frattempo anche mio papà e mia mamma si prendono, diciamo questo pseudo-influenza, ecco, mettiamola così, però quindi loro rimangono a casa. Quindi il martedì, chiaramente io essendo anche molto concentrata più che altro sul fuori, no? Non volevo che sapessero appunto, e quindi pregavo e quindi concentravo anche sulla preghiera, ecco. Comunque io il mercoledì proprio sto malissimo, proprio febbre 38, proprio i sintomi erano quelli, addirittura perdo anche il gusto e l'olfatto, no? E mi chiama mio marito Stefano e mi dice: "Guarda, sto venendo a casa perché non mi sono tanto bene, secondo me mi sta venendo anche a me l'influenza." Butto giù il telefono, niente, ho iniziato a comandare a ogni singola malattia di andarsene perché io non accettavo di avere la febbre, non accettavo quello stato in cui stavo perché non voglio entrare in questo meccanismo. Quindi io non è che non ho accettato, cioè non sono negazionista che credo che l'influenza non esista, no, esiste. Io non voglio solo che entrassimo in un meccanismo sbagliato. Quindi ho sgridato, ho comandato a qualunque malessere io avessi, quindi dal mal di testa, al mal di gola, al dolore muscolare, singola voce io l'ho comandato di andarsene. Non ho smesso finché non ho sentito migliorie nel mio corpo. Incredibilmente, io mi sono misurata la febbre, non avevo più una linea. Ho comunque, ho pregato anche urlando, ma sono andata avanti per un quarto d'ora, 20 minuti, ininterrottamente. Mia figlia è guarita. Stefano, il giorno dopo, mi ha detto: "Sto benissimo", quindi quelle piccole avvisaglie che aveva non sono entrate. Io ho continuato a proclamare la guarigione, sebbene il mio fisico non. Il giorno dopo c'era un momento in cui ricadevo di nuovo nei dolori muscolari e quant'altro, ma ho continuato ininterrottamente a credere in questa cosa. E io, cioè, siamo guariti tutti, tutti, cioè, addirittura Giorgia, che anche come Stefano iniziava ad avere il naso che niente, Angelo guarito, Emma guarita, Stefano e Giorgia, nessun tipo se non all'inizio, ma non è proseguito. E io, continuando a proclamare la guarigione, mercoledì, venerdì, niente, ho vinto, e quindi tutto quello che era influenza è andato via. Ripeto, non sono negazionista, non credo, credo il virus c'è, ma è un virus come era, è un'influenza, è un malanno di stagione, chiamiamolo così, ma non volevo entrare in un meccanismo sbagliato, non voglio fare tamponi, non voglio fare vaccini, non voglio fare niente di tutto ciò. Siamo guariti senza niente, con la preghiera, e ripeto, quello che mi ha
non stupito, ma che mi ha insegnato, chiaramente grazie ai vostri insegnamenti, di comandare le malattie finché non, no, continuare. Questo non l'avevo mai provato, l'ho provato e ho continuato a comandare la malattia di andarsene finché essa non se n'è andata. E quindi devo dare veramente gloria a Dio. Volevo dirvelo, spero di essere di aiuto a quelle persone che tentennano mai mollare. Non entriamo in quel meccanismo perché è sbagliato. Tamponi, niente, si guarisce. Purtroppo una volta si guariva con la tachipirina, adesso per carità non dico che non bisogna prendere, adesso non voglio neanche entrare in discorsi che non mi competono, però sono sicura che adesso però siamo troppo in una situazione di caos, quindi ecco, volevo solo raccontare questa mia esperienza. Il Signore vi benedica, vi voglio un mondo di bene, vi abbraccio tantissimo.